Carissimi amici della pogonotomia, buona domenica e mi scuso per il ritardo, per l'assenza anche, ma gli impegni sono tanti e il tempo per fare i video sempre meno. Però proviamo, insomma, a fare qualcosa e soprattutto a rispondere alle domande che mi sono arrivate da alcuni di voi che mi hanno fatto sia su Facebook che su YouTube, in particolare su Facebook. Delle domande, diciamo anche così, di quotidianità della rasatura, no? E la domanda che mi hanno fatto, che intendo rispondere, è in particolare su quale rasoio io utilizzi nella mia quotidianità e su quale rasoio sia più utile in base alla frequenza di rasatura. Ma anche mi si è chiesto quante volte tu ti rasi, cioè quale deve essere, secondo te, la frequenza di rasatura, diciamo, ottimale. Allora, la premessa è che siamo nel campo delle opinioni. Scusa, sono un po' rouco. E siamo nel campo delle opinioni e abbiamo ovviamente molte possibilità, anche a seconda delle nostre esigenze. C'è chi non sopporta di avere neanche un pelo e quindi tutti i giorni desidera radersi, e chi invece si fa magari crescere la barba 2 giorni, 3 giorni, o magari una volta a settimana si fa la barba. E a ognuno di questi è consigliabile utilizzare un certo tipo di rasoio. Poi in realtà tutto si può fare con tutto, eh? Cioè, sia chiaro, non è che una cosa sia impossibile, nulla è impossibile. Però ci sono delle indicazioni. Innanzitutto partiamo dal chi si rade quotidianamente. Ovviamente voi dovete considerare che la rasatura tradizionale comporta comunque una sollecitazione della pelle molto più importante rispetto all'utilizzo del multilama. Addirittura c'è un effetto scrub. Infatti, io dal 2003, però con devo dire delle pause, perché ho iniziato, poi ho smesso perché all'epoca non c'erano molti tutorial, sbagliavo la tecnica, quindi magari mi tagliavo molto, quindi riprendevo col multilama. Comunque, diciamo che questi rasoi li maneggio un po' da 15 anni circa. E effettivamente ho notato che la pelle comunque migliora, la pelle diventa meno grassa, viene proprio, come dire, pulita anche dal rasoio, però è chiaro che della lama questo comporta uno stress. Quindi dobbiamo pensare a un rasoio dolce. Premessa meteorologica, non è vero che il pettine aperto sia e il pettine chiuso siano legati all'aggressività del rasoio della lama. Quella è dettata dalla distanza dell'esposizione della lama. Quindi possiamo avere dei pettini aperti molto, cioè molto docili, diciamo docili, facili da gestire, o dei pettini chiusi invece assolutamente efficaci, assolutamente diciamo aggressivi. Per la rasatura quotidiana, uno dei migliori strumenti è sicuramente qua, ancora, il Feder ASD2. Questo è un rasoio chiaramente caro, giapponese, della Feder, ma è un rasoio veramente che non ha, forse non ha rivali in merito alla sua maneggevolezza. Doma qualsiasi lama, doma le Feder, che sono molto dure, che sono appunto lame assolutamente efficaci, doma le Kai, doma insomma tutte le lamette che possiamo dargli. È un rasoio che è facile da utilizzare, secondo me. Chiaramente è un rasoio costoso, quindi non è un rasoio per tutti, perché 250, 200 euro, insomma. Però è un rasoio che devo dire che se una persona volesse comprarne uno solo per farsi le barba tutti i giorni, io questo rasoio lo consiglierei assolutamente. Però non c'è solo questo. Ad esempio, come alternativa io propongo il Gillette Vintage. Questo è un Gillette Vintage inglese. Questo è addirittura degli anni 40, perfettamente integro,
E questo è un modello che adesso ho un blackout, ma scriverò il modello. Comunque è un oddio, capita, sono invecchiando, no? Comunque è un modello che io utilizzo anche quotidianamente, molto docile, ma questo tipo di testa ce l'hanno varie Gillette. Ad esempio io qua ho un Red Tip che vedete che è molto simile come testa, anche se non è identica, ma è molto molto simile, no? Anzi, in realtà è identica. E sempre vintage anche questo, è un Red Tip, questo è più recente, questo deve essere degli anni 60. Ora, questi rasoi sono molto docili, un po' più efficaci, più aggressivi, tra virgolette, del Feder, ma comunque sono un buon acquisto, si trovano su eBay, insomma, in buone condizioni, sono rasoi che hanno fatto la storia e che possono continuare a fare la storia. Questo per la rasatura quotidiana, che però ovviamente non può non tenere in considerazione il vecchio mito, il Wilkinson Classic. Perché no? Sì, alcuni diranno, ma è un rasoio così per iniziare, ma sì, ma anche per continuare. Nulla vieta di usarlo, anzi, più si impara a utilizzare rasoi di sicurezza, più tornando al Wilkinson Classic si ottengono dei risultati che rendono stupiti. Dicono, ma io dico, ma come, veramente riesco a fare una dorata perfetta con il Wilkinson Classic, magari con una lametta, una Feder, una Kai, una Treat, veramente riesce a fare questo? Dice te stesso. Quando magari avevi iniziato con questo, io no, io all'epoca non c'era, io ho iniziato con un Mercur, tra l'altro Open Comb, e poi con un Fatip, quindi avevo avuto delle difficoltà maggiori. Comunque, tanti iniziano con questo e poi si evolvono, poi tornano indietro e dicono, ma veramente, io pensavo che fosse un rasoio per iniziare, invece in realtà è un rasoio che può essere utilizzato anche successivamente. Poi c'è chi, come me, si fa la data di 2 giorni. Allora ci bisogna di un rasoio, parliamo sempre in teoria, perché poi questi vanno benissimo per 2 giorni, non è che leggermente un po' più incisivo, no? Beh, allora a quel punto, ogni 2 giorni, cosa si può usare? Si può usare l'inossidabile Edwin Jagger, va benissimo. Edwin Jagger è un rasoio che è anche di semplice utilizzo, prezzo molto contenuto, ben costruito, bello, perché questo è un modello proprio classico, il modello proprio tradizionale, quello lucido. E una testa viene progettata o Edwin Jagger o Mühle R89, che sono simili, sono identici. Va benissimo per una lama di 2 giorni, ma anche per una lama di 1 giorno, però ha un'esposizione della lametta che non è così docile come ad esempio il Feder, è leggermente più incisivo. Va bene, si può usare, insomma, ogni 2 giorni Edwin Jagger io posso consigliarlo, non ci sono problemi, anzi, lo trovo assolutamente confortevole. Poi ci sono mille altri rasoi che si possono utilizzare, ad esempio se uno vuole qualcosa di leggermente più incisivo, un Fatip Gentile, Testina Gentile, questo è un modello Black Chrome molto usato da me, uno che uso, e questo è un rasoio molto efficace e questo va molto bene per la di 2 o 3 giorni. Io lo trovo molto, molto, molto buono perché questo qua veramente già in prima passata rende un servizio eccellente, quindi rasoio che insomma fa il suo servizio, anche questo a prezzo assolutamente accessibile, ben costruito, il Fatip Testina Gentile. Poi passiamo invece al caso in cui ci si volesse radere una volta a settimana o con la barba lunga. A quel punto possiamo prendere in considerazione anche rasoi con un'efficacia ancora maggiore. Intanto possiamo, ad esempio, se vogliamo disciplinare il pelo, possiamo optare per un pettine aperto, che è ad esempio il Fatip, no? Fatip pettine aperto, modello classico. Questo è il Fatip piccolo, ma insomma la testa è uguale per tutti i Fatip, no?
possiamo optare per un pettine aperto, quindi infatti piccolo, anche se presto è molto contenuto. Questo non è il piccolo, che è un uovo che è stato fatto con un doppio pettine, questo è un piccolo, diciamo, classico. Ecco. Un'altra settimana disciplina già il pelo che diventa lungo, perché serve, lo ribadisco ancora, il pettine aperto, non tanto perché con questo la lama sia più aggressiva, no, serve perché disciplina, come pettinare, no? Disciplina il pelo e quindi aiuta la lametta nella rasatura. Con la barba molto corta non serve in realtà, teoricamente, poi si può fare, si può anche fare la barba quotidiana con questo, sia chiaro, non è che sto dicendo che non si può fare perché poi arrivano anche quelli che dicono: ma tu hai detto che non si può. No, assolutamente no, si può fare tutto. Si può usare addirittura il mitico, adesso non ce l'ho sotto mano, ma l'R41, che molti dicono: ma io lo uso tutti i giorni, ma va benissimo. La mano, accrescendosi con l'abilità, consente anche questo. Però è evidente che se mi dicessi: ma è il rasoio ideale per la rasura quotidiana? Secondo me no. Poi si può fare? Assolutamente sì. Cioè, come io faccio sempre questo esempio, no? È come se io chiedessi a una persona: ma se io voglio utilizzare un mezzo per andare da casa mia tutti i giorni alla palestra, per dire, che sono quattro isolati, posso usare una moto da corsa? Perché no? Lo puoi usare, cioè non c'è nessun problema. Chiaro, è una moto comunque impegnativa, magari devi metterti i pantaloni lunghi perché con una moto da corsa è più facile avere come dire, la tentazione di aprire il gas e se si scivola si fa male. È una moto magari più impegnativa da guidare e magari poi te la rubano perché comunque è una moto costosa. Se io invece vado in bicicletta, faccio prima, anche quella la rubano, però voglio dire, perché fa capire il messaggio, in scooter, per andare a tre isolati è più indicato che una moto da corsa, che va bene per andare in pista. Poi se io mi dicessi, ma si può fare? Certo che sì, si può fare. È consigliato? Ma secondo me no. Poi uno può volerlo fare, sì. A me diverte, lo faccio, punto. Posso permettermelo, lo faccio. Ovviamente questo è un po' il discorso, quindi l'R41 è un po' una moto da corsa, utilizzarla tutti i giorni per farsi la barba è un'esagerazione, però nulla vieta di farlo a chi piace farlo e questo quindi è il discorso che ognuno poi può avere anche una mano così allenata da non stressare la pelle pur avendo un rasoio così efficace, così diciamo aggressivo. Altra possibilità per una barba lunga, diciamo, ma anche per una barba meno lunga, 3 giorni, 4 giorni a settimana e uno slant bar. E beh, questo è il più efficace, secondo me. Tra i più efficaci, che è l'Icon B1, questa versione black. E questo è veramente una ghigliottina. Questo è diciamo l'equivalente dell'R41 per quanto riguarda gli slant bar. È un rasoio molto, molto efficace, ben bilanciato. Effettivamente, questo porta via veramente tutto. Anche barbe di 2 settimane al primo passaggio vanno via come si sciolgono come neve al sole, proprio vengono proprio distrutte, spazzate via proprio, no? Come un tosaerba. Questo è assolutamente un rasoio efficace. Tra l'altro, vedete, pur essendo closed, perché è closed, però morde, diciamo, quanto o più forse dell'R1. Bene, io direi che è tutto. Ci sono mille altre possibilità, ad esempio per una rasatura quotidiana o a giorni alterni è anche molto indicato per chi inizia oppure per chi non vuole un rasoio particolarmente difficile da gestire il Mercury 34C, che è un rasoio a 2 pezzi, tra l'altro quindi anche facile da armare, da smontare 2 pezzi. Ed è un rasoio, insomma, che fa un ottimo servizio, quindi va anche molto bene questo. Ce ne sono tanti altri. La domanda è cosa usi tu? Allora, io vado, diciamo, alterno. Quando mi sbarbo quotidianamente il feder che mi permette di radermi in fretta senza tanti pensieri,
Io 7-8 minuti riesco a fare anche tre passaggi col Federer. Veloce, non ci penso, insomma. Quando invece generalmente mi rado ogni 2 giorni, tendo a variare, però ultimamente sto usando molto il vintage Gillette perché lo trovo un rasoio versatile, lo trovo un rasoio solido e affascinante il fatto che sia vintage. Però adesso se mi date un minuto, perché mi vergogno di questa mia amnesia, vi dico che rasoio è, perché arrivo subito, arrivo subito perché. Ecco, mi scuso, è un Rocket Parrot del 56 inglese. Scuso, mi scuso se l'ho fatto aspettare, ma ci tenevo a dirlo perché mi sono proprio dimenticato. Lo uso tutti i giorni, immaginate. Sono veramente invecchiato. Gillette Rocket Parrot del 56, in ottime condizioni. Rasoio, diciamo, da battaglia, perché comunque non è dei vintage più pregiati come quelli dorati, come. Alcuni che tra l'altro hanno ordinato adesso, ne ho ordinato uno che vi mostrerò eccezionale. E niente, io uso questo qua mediamente. Lo alterno con il Fatip Gentile e con l'Edwin Jagger. Diciamo che è un po' quello il mio giro. Poi tendo a provarli tutti. Da questa, chiudo perché sono andato lungo, da questa lista che io ho fatto, da questa diciamo, selezione che io ho fatto, ho escluso volutamente i regolabili. I regolabili e i monolama, quello è un discorso a parte. Ci sono anche quelli, non li scarto a priori, ma diciamo che oggi ho voluto parlare dei rasoi, diciamo, alla regolazione fissa. Ecco. Buona domenica, spero di non avervi disturbato troppo per essere andato a cercare il nome del rasoio del Gillette Parrot dell'inglese del 56, abbiamo scoperto finalmente, mi sono ricordato. E buona domenica a tutti e buona barba a tutti.